Siamo con Esther Cecile, giovane cantautrice marsicana di 25 anni. Da quanto tempo fai musica? Allora, ho iniziato a studiare canto all'età di 14 anni, però fin da bambina i miei genitori sono sempre stati attenti a osservare le mie passioni e mi hanno iscritto a scuola di musica, quindi suonavo il clarinetto, il pianoforte e la chitarra. Però oggi suono solo il pianoforte. Ti sei specializzata? No, solo d'accompagnamento, soprattutto per la scrittura dei testi, ecco. In che modo la musica ti è cambiata? Allora, mi ha dato comunque la possibilità di conoscere tante persone e di farmi conoscere da tante altre. E soprattutto all'età di 18 anni, quando ho iniziato proprio il mio lavoro da cantautrice, mi ha permesso comunque di vivere un ambiente molto, molto costruttivo, Un tema ricorrente nei tuoi brani è l'amore, perché? ecco. Allora, più che l'amore, il tema ricorrente nei miei brani è la perdita di un amore. Soprattutto perché io vedo l'amore come mancanza, come desiderio, quindi quella mancanza che crea desiderio. Infatti in Sirio dico una frase molto particolare che sarebbe: la verità è che ci innamoriamo sempre delle cose che non possiamo avere. In che modo credi che l'amore accompagna la crescita di una persona? Allora, io credo che in età adolescenziale noi non conosciamo noi stessi, no? Cresciamo un po' per imitazione e soprattutto per convenzione, ci adattiamo anche alle abitudini degli altri. Quindi vediamo l'amore nella forma più romantica che c'è, proprio perché abbiamo il desiderio di provare il sentimento dell'amore. E più che di essere innamorati di una persona, siamo proprio innamorati del sentimento. Quando cresciamo e abbiamo consapevolezza di noi stessi, quindi sappiamo quali sono i nostri ideali, i nostri obiettivi, cerchiamo una persona che viaggia sulla stessa lunghezza d'onda, una persona che ci completi ma ci assomigli per il suo essere. E quindi quando si è adulti si cerca appunto una persona che amiamo totalmente. Non perché abbiamo bisogno dell'amore, ma proprio perché amiamo quella persona perché abbiamo bisogno di lei. Quale credi essere la relazione tra amore e fragilità? Proprio la vulnerabilità dell'amore, perché l'amore ci permette di aprirci all'altra persona, cioè noi ci apriamo nella nostra intimità, nei nostri pensieri, con una persona che fino a quel momento è stata sconosciuta della nostra vita. E questo da una parte secondo me ci rende molto fragili. Oggi ho scelto il brano Ragazza Triste. Quali sono le emozioni? Le stesse che ho comunque voluto riportare in 100 lettere, quindi la malinconia e la tristezza. Però, proprio come dicevamo prima, credo che in Ragazza Triste sia proprio quel passaggio dall'amore adolescenziale all'amore adulto, proprio perché metto in dubbio il fatto di essere amata adesso che ho perso le persone che hanno fatto parte della mia vita, ecco. Dove possiamo sentire questo brano? Su tutti i digital store.